Salve, ci rivediamo ancora questo mese perché c'è un avvenimento straordinario che devo assolutamente segnalare, cioè che quest'anno lo speciale Tex Willer esce anche in estate. E perché mai? Beh, questo è l'anno di Mefisto, come sapete. Abbiamo già stampato, avete potuto leggere, un tris d'assi diabolici con la storia dei fratelli Cestaro, ambientata nel manicomio di Black Mountain. Tra poco lanceremo sul mercato per tutta l'estate e all'inizio dell'autunno il poker d'assi diabolico della storia mia e di Civitelli, che concluderà l'epopea di Mefisto e Yama contro i Pearls. Ma non abbiamo potuto evitare di dedicare a Mefisto anche uno speciale Tex Willer specialissimo estivo. Le origini del male racconta l'apprendistato di Mefisto, e non solo di Mefisto, anche di sua sorella Lily Dickert, che vi avverto, vi premetto, rivedremo nella storia di Civitelli. Però la rivedremo adulta, una signora quarantenne, ancora dotata di un certo fascino malvagio, e qui invece la troviamo giovane, collegiale, traviata dal fratello, oppure il fratello trova in lei effettivamente quel talento per il male che era implicito nella giovane Lily Dickert. Lo scoprirete leggendo, e leggendo questa storia che è abbastanza insolita, perché non si spara molto, però ci sono molti intrighi, molte magie, molti trucchi diabolici, e certamente vedrete come Mefisto, da un essere umano dotato di ambizione e di talento oscuro, il talento oscuro di Mefisto lui stesso non lo conosce, lo scoprirà poco alla volta, si troverà sempre di più a fare i conti con la sua natura sconosciuta perfino a lui stesso, il suo potere, la sua capacità di connettersi con il mondo del mistero, dell'esoterico e della magia. E voi avete già letto nella serie Tex Willer le avventure di Mefisto come, insieme a Lily, come spia per i sudisti in Pinkerton Lady, no? Quando cercavano di uccidere il presidente Lincoln. Questa storia presenta l'antefatto e il post factum, come si potrebbe dire, di quella vicenda fino alla vigilia dell'incontro con Tex Willer, che già abbiamo letto nella serie regolare tantissimi anni fa. Quindi vi auguro buona lettura, buon divertimento, e non come Mefisto, non è finita qui.